Eccoci qui allora di nuovo insieme, parliamo allora di Juventus-Inter. Andremo ad analizzare prima la Juve, poi l'Inter, poi vediamo le formazioni a confronto per fare un po' il quadro. Tenete presente che, Federico, le formazioni che noi abbiamo ipotizzato, inizieremo adesso dalla Juventus, sono quelle allo stato dell'arte, poi certo, chiaramente nei prossimi giorni possono succedere un sacco di cose, ovviamente. Quindi ad oggi? Ad oggi. Okay. Ad oggi, infatti ad oggi possiamo dire che la Juventus ha dei problemi a centrocampo. A pezzi. Perché è evidente che sia così. Locatelli si è fatto male in Juventus-Cagliari, una microfrattura alla costola, quindi è in dubbio quantomeno. McKennie ha lasciato il ritiro degli Stati Uniti e è tornato in Italia perché aveva un problema al ginocchio. Miretti aveva lasciato il ritiro dell'Under 21 per un problema alla schiena. Quindi sicuramente la situazione non è bella, e se la partita si fosse giocata oggi, quindi questa domenica, la Juve non ne avrebbe avuto nessuno dei tre. Sì, però per fortuna della Juve si gioca fra 7 giorni, e in questo momento dalla Continassa l'unico giocatore realmente in dubbio è Locatelli. Gli altri due, McKennie e Miretti, dovrebbero esserci, quindi filtra un certo ottimismo. Due soluzioni se questi, se questo fosse confermato, quindi McKennie e Miretti in campo, o gioca Nicolussi Caviglia regista, e quindi Rabiot va nel suo ruolo di mezzala, credo a quel punto con Miretti, e McKennie magari va a destra, che è un po' quello che Allegri ha fatto fino adesso. Oppure ipotesi più probabile, perché su Nicolussi Caviglia non c'è tutta questa fiducia per evidenti motivi, ha giocato solamente il finale contro il Cagliari, non è un giocatore che fa parte delle rotazioni di Allegri, provare Rabiot davanti alla difesa. Al momento, se non c'è Locatelli, questa sembra essere la soluzione. Ovviamente non ci sarà neanche Danilo, che è fuori da tanto tempo, però la difesa Gatti, Bremer, Rugani ormai da diverse partite è diventata quella titolare, anzi si può dire che il periodo della svolta della Juve, cioè quello in cui non ha più subito gol, è coinciso proprio con questi tre. Per cui diciamo che i problemi della Juve sono al centrocampo. E poi davanti non ci sono invece problemi, ci sono tutti a disposizione, ma ancora una volta sembra che Allegri preferisca Ken a Vlahovic. Francesco, vedendo questa formazione, i primi pensieri quali sono? Ma che avete sottolineato bene voi ad oggi, allo stato dell'arte, nel senso che oggi non avresti neanche Miretti. McKennie sì, Miretti no. Perché il problema alla schiena, credo anche unito a una botta alla caviglia, sia un problema ulteriore. E Ken, attenzione, che ieri si parlava del fatto che lui stesse iniziando a ritornare in gruppo come doveva essere, perché aveva avuto anche un mini problema in ritiro. Il concetto è che secondo me da qua a domenica Locatelli potrà con gran percentuale rispetto a quella negativa recuperare, perché il suo infortunio, la decima costola che è in basso, è un infortunio che secondo me ad oggi, come si faceva già anni fa, con un antidolorifico puoi sopportare i 90 minuti, perché lui comunque la partita col Cagliari l'ha finita tutta, e l'ha finita perché gli hanno fatto un antidolorifico. McKennie non è a rischio, avete fatto bene a metterlo dentro. Ci sono discorsi da capire su Kostic e Vlahovic, per esempio, come torneranno dalla Serbia, su Chiesa che gioca domani titolare insieme a Gatti, se non ci saranno sorprese diverse. E continuo a pensare che prima o poi Allegri farà una delle sue cose vecchio stile, tipo quando mise in semifinale di Champions con il Real Madrid, quella sera su Ronaldo mise Sturaro al posto di Marchisio. Potrebbe mettere in questa squadra Yıldız, che ieri ha fatto un grandissimo gol con la Turchia, contro la Germania, sacrificando magari Chiesa sugli esterni, o magari per tenerlo nel secondo tempo. Il problema è che ad oggi è presto, e anche la partita di domani con l'Italia ci dirà molto di più. Sicuramente la Juve, a differenza dell'Inter, qua pecca parecchio, perché Pogba e Fagioli fuori per i noti motivi. Locatelli, infortunato sì, perché Petagna gli fa male, non perché si fa male da solo. Gli altri sono titolari che diventano titolari nel momento del bisogno. L'Inter, se non ha Barella, c'ha Frattesi, se non ha Çalhanoğlu, poi vedremo Aslani. Poi vedremo anche l'Inter, perché qualche problema ce l'ha anche l'Inter. Restando sulla Juventus, Massimo, in questa formazione quello che salta all'occhio è vedere Rabiot da regista, fosse questa la Juve di settimana prossima. D'altronde se ha tutte queste defezioni, io parto dalla premessa che a me queste partite piacerebbe vederle con ranghi contrapposti, con tutti gli effettivi a disposizione, perché già secondo me noi come spettacolo
non è che esportiamo uno spettacolo granché. Io mi sono visto settimana scorsa, da una parte avevo il derby, dall'altra avevo derby Lazio-Roma, dall'altra avevo Chelsea City, sembravano due sport diversi. Quindi io già, se tu cominci ad avere giocatori che comunque non, mancano negli effettivi, onestamente svilisce anche un po' quello che è lo spettacolo. Io credo che, come ha detto giustamente Francesco, per quel tipo di infortunio che è capitato a Locatelli, è capitato anche a me, ed è un qualcosa che è facilmente riassorbibile, perché non devi fare niente, la costola ti va a posto da sola, ed è la tua partecipazione a una gara è data semplicemente dalla tua soglia del dolore. La medicina è il dolore che hai, se il dolore è altissimo è logico che non puoi giocare, se il dolore si abbassa ti aiutano anche con degli antidolorifici locali. Quindi io credo che alla fine, secondo me, Locatelli, anche per il fatto che insomma non giocano contro l'ultima squadra, ma è comunque il derby d'Italia, credo che farà di tutto per esserci. Gianni, quante possibilità ha la Juventus, anche rimaneggiata a centrocampo, di battere l'Inter e quindi in qualche modo di andarsi a prendere la testa della classifica? Ma se vince succede questo. È una partita apertissima, non vedo una squadra favorita, potrebbe venire fuori anche un pareggio paradossalmente, però io credo che la Juventus abbia tutte le carte in regola e tutte le motivazioni soprattutto per poter fare questo risultato, perché nello scontro diretto sappiamo che i punti valgono doppio. È inutile che ci nascondiamo, io credo che la corsa per questo scudetto, anche se molto presto, sia Juventus-Inter. 8 punti di distanza dalla terza sono tanti per la prima, e 6 sono altrettanti per recuperarli, diventa difficile anche perché hai due squadre davanti. Quindi credo che ormai siano loro due che credono, con, ribadisco sempre questa cosa che ormai è diventata stucchevole, del fatto che la Juventus fino alla primavera almeno... Ma lo dici per scaramanzia, Gianni? No, ci credo veramente, ci Massimo, veramente ti dico la verità. Che dici, questo scusami, Milan ha dei problemi. Però scusami, dimmi. Allora, se mi dici che il Milan ha dei problemi, io certo ti posso seguire. Sì, se mi dici che all'undicesima giornata 8 punti sono tanti, mi fai ridere. Scusami Gianni, l'anno dello scudetto del Milan, sì, nel lo ricordo di bene, ritorno, l'Inter vinceva 1-0 e sarebbe andata a più 10, Massimo, perché era più 7. Esatto. Scusa, non puoi dire che all'undicesima adesso giornata squadre che stanno indietro di 8... Sì, ma non puoi. Allora, se fai un discorso. Spiego perché. Ho capito, però l'hai detto. Scusa, hai detto. No, l'ho detto, ma spiego anche perché ho detto questo. Se me lo fai dire, te lo spiego. Perché l'Inter che abbiamo incontrato allora non è l'Inter di oggi, con queste motivazioni e questa rosa e questa autorevolezza. Primo. Seconda cosa, il Milan non è quel Milan là, che aveva quella determinazione, quel gruppo unito. Qui c'è una crisi evidente nel Milan. Scusa, guarda che prima di quella partita, se tu ricordi bene, non era il Milan che poi abbiamo visto nella fase finale, eh? Sì. Ricordatelo. Sì. Il Milan che hai visto prima di quella partita Inter-Milan 1-0, mi ricordo perfettamente per tutto. Esatto. Allora, no, cioè, però oggi non è più quel Milan lì, Massimo. Adesso, e non è l'Inter. L'Inter oggi è una squadra forte che ha preso consapevolezza dei propri mezzi e anche una rosa. Secondo me, poi magari può succedere un miracolo. Però che il Milan rientri nella lotta per poter fare, la vedo molto difficile. Provo ad aiutarti in un altro senso da qua, perché Massimo sta dicendo un'altra cosa. L'Inter dell'anno che perde lo scudetto, fino a quando poi non crolla a febbraio con quei pareggi, è un'altra squadra che quella, ok? Lui dice. Fino al derby con l'Inter, che eri a meno 7, quando stai perdendo 1-0, eri a meno 10. In quel momento avresti detto peggio di adesso, perché eri più indietro, no? Quindi ci sta che sia una fase della stagione. Meno 4. Io credo che ci siano. No, però ma io sono d'accordo. All'undicesima, ragazzi, dire che. Allora, a pare che la Juve, io continuo a ribadire, non si gioca lo scudetto. No, però. Ma la Juve, fa un miracolo se va in Champions, ragazzi. Per me. Ma il Milan ha dei problemi all'interno della squadra. Anche secondo me. Però io credo che in questi campionati, dove si gioca praticamente ogni 3 giorni e dove ci sono dei ritmi pieni di infortuni, anticipi, posticipi, partite di... partite che si giocano al freddo. A gennaio, ad esempio, l'Inter avrà un calendario tremendo. Oggi ci sono troppe variabili. Come piove?
Come al freddo? No. Pallone, il freddo è un problema. No, il quando giochi magari il mercoledì in Coppa Italia con meno uno. Ragazzi, ma... giocano tutti. No, sempre fatto, Sì, ho capito, però ti sto dicendo, ci sono tante variabili da qua a maggio. Fasi. Variabili per tutti, però per la tutti. Realtà è che l'Inter è una squadra ma che ha preso consapevolezza dei aspetta, propri mezzi però, della squadra ragazzi, mi insegna che basta poco per invertire, perché comunque adesso posso fare anche l'interista o contro Milan. L'Inter oggi le pressioni per vincere il campionato ce le ha. Il Milan può vivere di entusiasmo nel momento in cui davanti rallentano. No, ti poco, spiego, cioè a novembre dire che il Milan è fuori dallo scudetto. Poi parleremo secondo ragazzi, me è esagerato. Il il problema invece su Inter Juve è vero che secondo me è 50-50, ma non lo dico per scaramanzia, lo dico no, per la storia non è 50-50. Lo dico per la storia di questa partita. Sulla partita sulla partita l'Inter nelle ultime tre partite in gara di campionato con la Juve ha sempre fatto fatica. Per te no, Massimo, non è 50-50 Juve-Inter? 55-45. Ma lo dicono anche i bookmakers che non è 50-50, ma perché credo che l'Inter, soprattutto in trasferta, insomma, credo che abbia sempre vinto. Sì, sì 5 su 5. Mi sembra una squadra che ha straconvinto rispetto alla Juventus, che vince perché sta vincendo, ma sta, diciamo così, portando a casa i risultati in qualche modo, sicuramente con meno risorse tecniche, umane, che ha l'Inter. Cioè, ha detto bene Francesco prima, si fa male Barella, entra Frattesi. Qui si fa male Locatelli, entra Nicolussi Caviglia, con tutto rispetto a Nicolussi Caviglia. Cioè, no, sì, io voglio dire, io... ragazzi, quando Allegri si alza dalla panchina e si gira... Oh, ma col Cagliari ha fatto 3 sostituzioni, non 5. Perché non ne ha fatte 5? Non l'avevo. Questa dopo è vero. Il 3 che ha messo, gli altri 2 ti veniva da ridere. Ma ragazzi, ma non scherziamo. Marotta ha messo a disposizione di Inzaghi da 3 anni la squadra per vincere il campionato. Da 3 anni. Primo anno, secondo anno e terzo anno. Questo è il terzo anno che Inzaghi ha una squadra per vincere il campionato, dalla mia, ragazzi. No, no, ma sono d'accordo. Ma infatti io continuo a dire che è vero, ha ragione Massimo. Sto venendo dalla tua, Gianni. Stai dicendo che è fortissima l'Inter. Io sono d'accordo con te. Secondo 8 punti a una squadra così forte. No, ma Massimo, no, hai detto che è una squadra dicendo, fortissima, scusami. Io sono d'accordo con te. Gianni, a recuperare 8 punti sono tanti, 8, eh. No, Gianni, scusami. Dimmi. Io proprio per questo ti sto dicendo. Marotta ha messo a disposizione di Inzaghi. Primo anno, la squadra più forte, e ha vinto il Milan. Secondo anno, la squadra più forte, e ha vinto il Napoli. Esatto. Terzo anno, è ancora la squadra più forte, non lo so. Vincerà se la Juve. Girarmi indietro dico attenzione, no, la Juve guarda, ti dico la verità, se rimane attaccata fino al gennaio e a gennaio fa una campagna mercato. Acquisti dove porta dentro due centrocampisti di livello, allora ti posso dire attenzione. Ma se la Juve si stacca già adesso, io sono convinto, me, ragazzi, la Juve non ha la base per poter vincere, ma è vero, me. Però io sarei abbiamo parlato, ragione. Ragazzi, abbiamo parlato della Juventus che è in difficoltà con il centrocampo, come leggete dal nostro titolo, l'Inter invece è in difficoltà per quanto riguarda la difesa. Allora ci occupiamo di Inter dopo la pubblicità. In realtà l'Inter l'emergenza ce l'ha qualche metro più indietro, cioè in difesa. Sì, diciamo che non è un'emergenza perché l'Inter comunque ha le alternative. Potrebbe diventare un'emergenza se ragioniamo però un po' più sul lungo periodo, cioè pensiamo di arrivare dal periodo natalizio, ecco, perché Pavard ne ha per 2 mesi. Sì. E nei giorni scorsi si è fermato Bastoni, risentimento muscolare al polpaccio, che tra l'altro è un muscolo molto particolare, eh? Ricordiamo l'anno scorso Maignan doveva stare fuori poche cos'è, settimane. Il soleo? No, non è il soleo, però quando c'è di mezzo il soleo, polpaccio, però è comunque il polpaccio. Piedi. Insomma, diciamo che un mese, Bastoni ne potrebbe avere per 3 settimane, un mese. Quindi l'Inter in questo momento ha 3 difensori più il giovane Bissek, che però fin qui non ha avuto molto spazio, non ha sicuramente incantato. Contro la Juventus la difesa sarà questa qui, Darmian, De Vrij, Acerbi. Lo ha già fatto Inzaghi altre volte quando voleva far riposare Bastoni, spostava Acerbi sul centro-sinistra.
Quindi non è una vera e propria emergenza per Torino, diciamo che poi ti aspetta un mese abbondante in cui di fatto non hai ricambi. No, quindi certo. Se poi si ferma uno di questi tre, la sì, situazione può l'unica diventare... alternativa è Bissek. Sì, può anche giocare Di Marco, volendo vedere. Apprezzo molto il fatto di aver sottolineato da parte di Federico l'emergenza che non è tra virgolette immediata, no, perché se andiamo sull'emergenza, ragazzi, io vi ricordo che la Juventus ha fuori Danilo capitano. No, ma certo. Beh, noi siamo allora, i principi allora, della scusa, scusami, finisco. Alessandro, da due mesi, che guarda caso, da quando non gioca più terzino, la Juve ha cominciato a vincere. E poi De Sciglio, che è finito. De Sciglio, ragazzi, sarebbe un giocatore della Juventus. Sarebbe. Ma non si sa dove sia finito. Allora, guarda, Franci, ti dico cioè, una cosa. Ad oggi la Juve ha Gatti, Bremer, Rugani, eh? Il quarto in casa è Huijsen. Quindi ha emergenze? No, ha emergenza sul, cioè, sul, gara, sul breve può avere emergenza. Io col credo Milan è andato Huijsen, che sia stato fondamentale. Lo ricordo. Allora, stasera diremmo un'altra cosa se l'Inter non faceva il risultato in Austria. Perché? Perché se doveva andare in Portogallo a giocarsi la qualificazione Champions a cavallo di Napoli e Juventus, non c'era emergenza, però insomma... Beh, ma passavi il turno dopo. Beh, però dice, comunque devi andare a giocarti una partita che non è semplice e comunque a livello mentale sei lì perché però, devi raggiungere gli ottavi. Però ti devi giocare ancora il primo posto, che comunque che però, comunque, che però comunque vada, che secondo però me vale quasi la qualificazione il primo posto, Riccardo. No, sai che il primo posto o il secondo, secondo me fanno la vale differenza quasi quanto la qualificazione, sì, agli ottavi. Esatto, perché io stavo dicendo mi questo. Sembra che dall'altra parte ci sono tutte prime, sì, che arrivano prime, io preferirei arrivare prima. Certo, il discorso qual è? Che ti giochi comunque il primo posto quando giochi con il Real Sociedad a San Siro, perché se vincono tutte e due è uno spareggio. Se l'Inter addirittura dovesse perdere in Portogallo e Real Sociedad a vincere, hai comunque quella partita che se vinci passi per primo. Quindi è ben diverso. Detto questo, Bastoni e Pavard sono comunque due assenze. Io parto dal presupposto che quest'anno ho visto anche l'Inter molte volte dal vivo, mi dà quella consapevolezza di squadra che abbia alzato, come diceva Gianni prima, la consapevolezza di essere una grande squadra. Magari l'anno scorso partite come quella col Frosinone non l'avresti vinta, oppure avresti fatto pari a Bergamo. Quest'anno la squadra ha una potenzialità sugli 11, sui 15 importante. Ha detto bene Massimo prima, Allegri non è riuscito a fare 5 cambi, Inzaghi le fa 5. Che 8 punti sono tanti. No, aspetta, poi arriva è lunga. Anche perché lunga. Tu sei in crisi come squadra. Sì, come però Milan. Io sto parlando di Juventus Inter. Juventus Inter, d'accordo. Se tu mi fai vedere, cioè è inutile dire porti sfiga o non porti. Se tu guardi 11 a confronto, io ti dico l'Inter può vincere la partita. Cioè ha tutte le carte in regola per vincere la partita, anche perché ha subito un solo gol su 7 trasferte. E comunque ha dei giocatori importanti. È chiaro che dopo se mi fai vedere la formazione dell'Inter oggi, dico quello che ha detto Francesco. Ad oggi questa è la formazione, ma io ho Lautaro che deve tornare, Turan che deve tornare, Darmian e Di Marco che giocheranno ancora 90 minuti domani sera, Çalhanoğlu rientra, ma sta bene. Cioè è una squadra in essere. Fisicamente che sta bene, però ne parliamo sì, magari in tutto questo venerdì. Discorso hai omesso un piccolissimo particolare che secondo me è importante. Che quest'anno tu hai davanti uno che sta girando a 1500 all'ora. No, certo, però... Cioè, certo. Perché se l'auto va avanti così a segnare, arriva a 45-48 certo. Gol alla fine stagione, la proiezione è quella. Diciamo quindi che oggi... anche per Gianni, lo dico, non si può parlava, segnare si una media di due gol a partita. Due mesi fa... Si parlava due mesi fa che a livello di numeri l'Inter davanti ha perso, no? Perché se tu perdi Dzeko... Ma ha perso. Ok, però è chiaro che fino adesso, se questo qua ti fa un gol a partita... la mancanza non la hai senti. Hai compensato anche, ecco. Ovviamente, no? Detto questo, io sono convinto che l'Inter... Cioè, ce l'ha guadagnato vincere... in rosa, secondo me, ma io non sono in convinto forza. Che l'Inter può vincere a Torino e a quel punto lì può dare un segnale al campionato. È segnale, vuol dire metterci una ma pietra. Ma no, una pietra sopra no, però andare a ma perché 4... tu pensi che il Milan con la Fiorentina? Ma a me non interessa il Milan, io sto parlando no, di Juventus Inter. Oh, ragazzi, ma c'è l'Inter o la Juve. Ma no, ho capito, ma se vince Torino... Se lasci a 5 punti anche sì. La Juventus, ho capito, capisci però, bene. Però capisci che... bene che un conto è vincere a Torino, un conto è perdere. Sono due cose molto diverse. Certamente. Okay. Ma stiamo prendendo in questo ragazzi, io continuo a ricordarvi quello che è successo negli anni 2001-2002 no, con la d'accordo. Juve di Ancelotti che era avanti Francesco, 9 punti, noi... 5 già dalla fine, ha perso gli scudetti con Roma e Lazio. Noi ed eravamo sono... aprile. Che sono non tanti anni che guardiamo questo bellissimo sport e che ci diverte, certo, ne abbiamo visti ma se tutti domani, i colori. Ma se, come io dico sempre, se la Juventus viene un raffreddore, Locatelli e Rabiot siamo in difficoltà, la domanda te la pongo uguale. Se viene un raffreddore a Çalhanoğlu e a Lautaro oggi...
un problema ce l'hanno anche loro, perché la qualità della rosa è miglioratissima, perché ricambi in tutte le zone del campo. Più ma avere Aslanio, Çalhanoğlu, non è come avere Çalhanoğlu e Brozovic. Sono d'accordo. Avere, scusami, Correa, chi è che sono? Sanchez e Arnautovic. E Arnautovic al posto di Dzeko non è lo stesso cambio. Certo. Avere Skriniar al posto di Pavard, che arriva in Italia e ha iniziato bene ma poi si è fatto male, quindi non è neanche il motivo per poter dire o fare un confronto. Ad oggi Sommer sta facendo benissimo e Onana fa dei disastri là in Inghilterra. Ci sarà un momento in cui le cose cambieranno, Gianni, perché sennò il campionato, ricordati che al primo anno di Inzaghi, mi ricordo che qua dentro, e Riccardo era uno di quelli insieme ad altri, si parlava a gennaio e a dicembre di un Inter tre volte migliore di quello di Conte, che aveva già vinto tutto. Tutti? Ragazzi, per tre mesi, tre mesi. Dopo la partita con la Roma all'Olimpico si esaltò totalmente. Io vi ringrazio di questa flebo di ottimismo che mi state trasmettendo, però devo dire che anche io ho perso i scudetti. Allora, io dicevo in quei periodi, a me ha fatto male l'addio di Conte, e Massimo questo lo sa, perché io Ricky, in quel periodo lì non dicevi aspetta, io ho sempre detto che l'addio di Conte tanti hanno eravate esultato. Lì arrapatissimi quando è nato via Conte, ho visto interisti esultare perché andò via Conte, e io fui uno dei pochi a dire attenzione, perché perdi uno che ha vinto uno scudetto e che ha una rosa che può continuare. Dopodiché avevo delle lì il concetto, vincere dopo 10 anni, avevo delle perplessità su Inzaghi, perché Inzaghi è sempre stato un giocatore di Lazio che è partito dall'Under 14, ha fatto tutta l'altra fila, e arrivare dopo Conte per uno come Inzaghi sarebbe stato importante. In quel periodo c'era da dire che l'Inter giocava bene quando ha vinto 3-0 a Roma, giocava ancora con ma giocava benissimo. Il concetto è aspettare a dare sentenza, e dopo riesci a parlare con te. Quindi contestualizzavo il contesto, che se c'era Conte, secondo me avremmo vinto anche il secondo scudetto di fila. A Bologna non perdevi con la partita, non c'era bisogno di arrivare a Bologna, facevi 7 pareggi con i secondi, ma non si possono che giocare bene è una cosa e vincere un'altra, è un altro discorso. E io aggiungo questo: io sono convinto che se l'Inter dopo Conte avesse preso Allegri, uno dei due scudetti l'avrebbe vinto, o quello del Milan o quello del Napoli l'avrebbe vinto Allegri, uno più dei quello due del Milan lui. Forse perché il Napoli ha fatto una cosa non lo so, però 100% lui uno scudetto se l'era già portato a casa Allegri, quello del Milan 100%, però è anche vero che in questo momento l'Inter è una squadra che gioca bene, che è in testa, oggettivamente vincendo a Torino, è vero che siamo ancora a meno della metà del campionato, però vai a scavare un solco. Io credo che l'Inter sia migliorata e le inseguitrici rispetto agli anni scorsi sono peggiorate. Vero. Chi è peggiorata perché ha cambiato il tecnico? Chi è peggiorata perché ha perso pezzi per strada? Perché noi, Francesco ha ricordato questi che mancano adesso, ma qui devi già levare due giocatori che è come se si fossero rotti due ginocchia a testa. Pogba e Fagioli non ci sono più. Finito, questi due facevano parte della rosa, certo. E uno secondo me lo aspettavano lì perché sono stati lì per mandarlo via, e poi dopo Milinkovic-Savic ha tirato dall'altra parte, Pogba non è andato in Arabia, altrimenti oggi ci sarebbe stato Milinkovic alla Juve e Pogba in Arabia, cosa che non è avvenuta, e quindi hanno buttato all in tutto su sto giocatore che adesso non è più. Quindi secondo me l'Inter sta facendo un grande campionato, ma le altre dietro stanno facendo peggio dei precedenti, soprattutto il Milan e il Napoli. Milan e Napoli, sono le quattro che giravano, Juventus, Inter, Milan e Napoli, sono le quattro. Però la Juve non te l'aspettavi così in alto, di la verità. Cioè io non me l'aspettavo. Poi abbiate pazienza, perché poi sui giudizi tra un'ora esatta. Oggi dire quando sono usciti, Francesco, eravamo qua quando mi hai fatto le pagelle del mercato, quando sono usciti i calendari, dire che il 27 novembre il Juventus Inter sarebbe stata prima contro seconda, che nessuno poteva pronosticare. Soprattutto dopo quello che ha detto Massimo adesso, cioè durante la stagione ti perdi quei due perni in centrocampo, di un centrocampo già debole. Ragazzi, è un problema che non si può sottovalutare. Dopo la Juve di Sassuolo. Se Allegri arriva quarto, entro dicembre ancora quarto, questa rosa qua, fa un miracolo. Se allora, è secondo, è di più. Avete spesso detto le due rose a confronto, noi le abbiamo messe a confronto. Le due formazioni a confronto, Juventus-Inter, che si affronteranno domenica allo stadio. Allora, parlavamo di Juventus-Inter. Fede, abbiamo
fatto questo esperimento, perché io mi ricordo una frase venuta fuori spesso in settimana. Si diceva, vabbè, la rosa dell'Inter è nettamente più forte, ci sono al massimo due, forse tre giocatori della Juventus che potrebbero giocare in questa Inter. E noi abbiamo messo le due formazioni a confronto esattamente come le abbiamo viste prima singolarmente, eccole qua, Fede. Sì, eccole qui, quindi hanno anche gli stessi moduli. Eh sì, per cui, insomma, è facile, stavolta è stato facile. 3-5-2, abbiamo messo le probabili formazioni ad oggi, per cui ribadiamo, insomma, Rabiot regista, anche se non è il suo ruolo. Certo. McKennie e Miretti con Kostic, Ken e Chiesa, e l'Inter l'abbiamo detto, insomma, Darmian, De Vrij, Acerbi e poi tutti gli altri. E come funziona il giochino? Ognuno deve... No, non lo so, cioè, no, io ti dico, guarda, io taglio la testa al toro, prendo Bremer, forse Szczęsny e forse Cambiaso confonderato a Dumfries, tutti gli altri me li tengo. Beh, no, Cambiaso Dumfries. No, sto dicendo, a livello assoluto è bevuto. Forse Cambiaso. È bevuto in pubblicità adesso, no, costo. Perché? Cambiaso Kostić, Cambiaso Dumfries. Dumfries? Sì. Io ho detto, della Juve oggi prendo forse Szczęsny, sicuramente Breme e forse Cambiaso, forse questo paragone, tutti gli altri me li tengo io, quelli dell'Inter. Quindi Cambiaso tu lo preferisci? No, ho detto che forse prendo Szczęsny. Stai confermando il fatto che la rosa dell'Inter, certo, è ma infatti io vado a Torino per vincere, ma infatti lo so, cioè l'Inter deve andare a Torino per vincere, cioè questo qui è la partita, siccome in Coppa Italia e in Supercoppa i risultati sono stati abbastanza altalenanti, ma in campionato l'Inter questa partita qui l'ha sempre persa, ok? Da quando c'è Inzaghi. Io vado a Torino per vincere e ripeto, di questa forma, non facendo il grandeur eccetera, ad oggi con lo stato di forma, perché poi magari a gennaio Çalhanoğlu non è più questo qui e forse Thuram magari non è più lo stesso, guarda, però ad oggi... Vi semplifico la vita, in questa Juve non ce n'è uno, secondo me, uno che avrebbe giocato nell'ultima Juve di Allegri scudettata. Questo è anche vero, però oggi... Beh, forse se... Rabiot sì, però. E ti, l'ultima... E ti dico... E al ti posto dico, di chi, che dia Matuidi o Pjanic? Però Rabiot è Rabiot, E ti dico una cosa, Gianni, sì. Perché c'è De Vrij, perché se ci fosse Bastoni, terrei anche Bastoni. Massimo, comparazione tra le due squadre viste così... Ma allora, no, adesso io poi c'ho il video che credo che mi tagli via qualcosa, però io meglio. A livello così generale, io se fossi l'allenatore dell'Inter porterei via alla Juve Szczęsny, Bremer e Chiesa, esatto. Punto. Esatto. Questi sono i tre giocatori che porterei via, perché Chiesa, secondo me, se impiegato nel modo giusto e se impiegato in un contesto giusto, per me ha ragione Spalletti, poi lui vabbè esagera, però secondo me è un giocatore di altra categoria, quindi secondo me questi tre potrebbero giocare, il resto basta, non ci sono altri giocatori che possono stare però di là. Forse ho equivocato, tu ho equivocato sul fatto, tu volevi la scelta in base a questi paragoni o in generale? Perché no, in base a, cioè comunque, cioè in generale è chiaro che prendo Chiesa, in ogni caso credo che la proporzione, facendo una squadra, facendo una top 11 generale, comunque tu mi dici sono non più di tre quelli della Juve che giocherebbero uno in contro l'altro, mi stupisce Cambiaso, mi stupisce no, perché allora uno contro l'altro prendo quelli che ho detto, ma se mi dici chi prendi oggi la Juve, sono d'accordo con sì, Massimo, cioè, però a testimonianza del fatto che questa Inter sulla carta 11 contro 11 la state valutando nettamente più forte della Juve. Sì. Però vi faccio una domanda. Poi attenzione. Anche poi il campo magari poi ci dirà con le figurine. Ci sono altre cose. Dato che il paragone è fatto ad oggi, giusto? Certo. E la domanda è questa. Danilo? Certo. No. Lo prenderesti? Queste sono le... No, io no. Danilo al posto no. Di De Vrij o Acerbi? No, al posto di De Vrij o Acerbi no, ma al posto di Bastoni. Sì, ma al posto di Pavard. Però dovresti metterci anche... Pavard Pavard gioca a destra. Sì, ma io ripeto, io l'ho focalizzata nell'uno contro uno, diciamo così. No, questo però io sono d'accordo con lui. Szczęsny, Bremer e Chiesa sono secondo me gli però Chiesa nell'Inter di oggi, con tutti quelli in forma, devi cambiare modulo se vuoi far giocare Chiesa. Cioè, 100% Chiesa in forma, tu lo lasci fuori e l'altro lo lasci giocare in Chiesa, per dire? No, non lo fai giocare io con faccio, l'altro? Io faccio giocare, io sì. Cambio modulo e faccio 4-3-3. Ma non gioca 4-3. Ma l'Inzaghi non no, gioca. No, sto dicendo, dove lo metti Chiesa oggi in questa al posto formazione? Al posto di Thuram. Al 100%? Sì.
non lo so. Parliamone, ok. Vabbè, ragazzi, adesso va bene. Parliamone. Sai che spazi si liberano per Celtano? No, secondo me, cioè, allora, se tu mi dici, io qua ne vedo per dire, alla Juve mancano i Barella, i Çalhanoğlu, i Mkhitaryan, i Di Marco, i Lautaro, manca un difensore d'appoggio in più, il portiere no. Sempre... Cioè, c'è mezza squadra di differenza, secondo me, ad oggi, no? Mi si è spiegato male. Però con se tu metti Thuram al 100% e Chiesa al 100%, non puoi dire che ti porta Thuram. Io sto parlando di questa formazione paragonata così. Se metti Chiesa al posto di Ken, allora magari... No, 3-5-2. Sì, però non sì. Fai Chiesa Lautaro? Sì, faccio Chiesa Lautaro, ma se mi dici Chiesa o Lautaro, prendo Lautaro, capito? È quello che è in testa. Vabbè, io. Cioè, tra Chiesa e Lautaro, certo che Chiesa. Prendi Lautaro. Però è così, io avevo capito, Szczęsny o Sommer? No, Gatti o no, Darmian? Però in generale c'è comunque... portandoci quando si arriverà la prossima queste due squadre le avremo una contro l'altra. Io condivido l'idea di Massimo, i tre da prendere sono quei tre lì, Szczęsny, vi do una dritta di mercato Chiesa. Perché secondo me in questa formazione non è mai stato nominato Ealing, che potrebbe giocare con la Juve anche da mezzala volendo, o spostare Kostić in mezzo. Ealing, tra l'altro, è uno di quelli che potrebbe essere tra i partenti per gennaio per fare cassa, per prendere qualcun però altro. Per finire io ci avrei messo anche Allegri e Inzaghi questa è un ottimo suggerimento. È quello. Io ce l'avrei messo Inzaghi e Allegri. E chi prendete tra Inzaghi e Allegri? Io prenderei Allegri tutta la vita. Ma quindi sei un risultatista? No, sono uno che sa cosa ha fatto Allegri. Perché lì a Torino non lo vogliono vedere. Sì, però lì a Torino non lo vogliono neanche vedere dipinto sul muro ancora un po'. Ho capito, perché Inzaghi non lo stavate andando via. Ma infatti, allora. Vive di momenti. Allegri però. Si va criticato perché fa delle. Io fra i due prenderei tutta la vita Allegri. L'anno scorso ha avuto una stagione, sinceramente, che non auguro a nessuno per tanti vari motivi. No. Quest'anno mi pare che stia facendo più di quello che ci aspettava ad oggi. Poi se arriva quinto è un disastro. No. Però la Juve comunque, ragazzi, l'obiettivo è quarto, Ma io. Vai Massimo. Ma io credo che vada giudicata la carriera, anche se sono età diverse, però Allegri, ragazzi, ha dimostrato che se gli metti in mano la squadra per vincere è un cecchino, perché non l'ha fatto solo a Milan, al Sassuolo, alla Juve, ha vinto anche al Milan. Insomma, io credo che sia un allenatore che siccome è un risultatista e non gioca bene, quando perde è facilmente attaccabile. Esatto. È vero. Perché lui quando perde, allora gli si spara tutti addosso, compreso io, gli sparo addosso, però poi è molto carino perché si è anche fermato a fare la foto con Corinna alla TP Finals e Corinna gli ha detto sono la fidanzata di Massimo Brambaggio. E lui gli ha detto non voleva farla non voleva fare la foto, ha detto allora cancella la foto, ha ragione. Lui è così, scivola tutto addosso, è un personaggio, no, è un grande incassatore, molto, ragazzi, molto. Guardate, non sto scherzando, è vero. L'ho stracriticato anche quando vinceva la Juve, addirittura è andato da un mio amico a dirgli digli a Brambatti di smettere di criticarmi in questo modo. L'altra sera a vedere Sinner Djokovic la prima partita, diciamo, Corinna si è avvicinata per salutare un allenatore che ha avuto lei quando era bambina di Livorno, c'era vicino Allegri, si sono presentati e in pratica lei gli ha detto sono la fidanzata, in modo scellerato, perché io gli ho detto ma come perché guarda che Allegri quando vede una bella ragazza si alza in piedi, occhio. Allora Allegri ha detto grande Massimo, saluta tanto. Quindi lì ho capito che è un incassatore micidiale lui di critiche, perché con tutto quello che gli ho detto vero. Tra l'altro beh, comunque anche, hanno invitato anche Francesco alla Continassa e anche Francesco non è che sì, io proprio due giorni prima ero stato poco morbido con Atalanta-Juve e tra l'altro secondo me uno dei più grossi capolavori suoi è stato il terzo anno al Milan quando gli smontarono la squadra completamente, riuscì a prendere la Champions con quel gol di Mexès a Siena all'ultimo minuto? Sì. In rovesciata. Cioè, per me quella fu una delle cose impossibili del calcio, perché il Milan... Anche se io, chiedo scusa, io l'unica cosa che non perdonerò mai ad Allegri è aver cambiato il signor Pirlo con Van Bommel. Quella roba lì non la smetta più neanche fra tre vite. In quel contesto c'hai vinto lo scudetto. Esatto. Sì, ho capito, perché l'avrei perso con Pirlo. In quel contesto lì. Però hai vinto. In quel contesto lì. Però hai vinto. Con hai fatto vincere la Juve dopo. Però hai vinto quell'anno. Con Van Bommel l'hai vinto. Beh, ma non l'ha mandato via Allegri. Esatto. Non l'ha mandato via Allegri.
Anzi, ho capito, ma lui non lo voleva, gli ha detto che se voleva stare al Milan doveva giocare per l'anno lì, permettete, perché lui ci voleva un incontrista. No, ragazzi, no, la storia è stata raccontata così da Pirlo, ha perso anche Pirlo, l'ha raccontata così nel suo libro. Gianni, se voleva rimanere doveva giocare da esterno di centrocampo, perché magari non voleva offendere qualcun altro, mettiamola così, anche, perché poi Pirlo se lo ritrova Allegri la Juve, giocano e vanno di nuovo d'accordo, cioè, e vincono ancora, non poteva dirgli di no. Però diciamo anche che anche lì Allegri ha vinto un campionato, ha buttato via un campionato quell'anno, il gol di nell'anno del gol di Muntari, perché il Milan era altamente pareggi. Mamma mia, cosa mi stai riesumando questa roba qua? Va bene. Allora, cambiamo argomento. In realtà restiamo in tema Inter, ma scivoliamo piano verso il Milan. C'è un punto di contatto rosso-nero-azzurro che non è il derby. Lo stadio. No, che non è il derby. Si chiama Bennacer. Eccoci qui. Allora, che succede tra Bennacer e Çalhanoğlu, Fede? Succede che Bennacer ha rilasciato un'intervista che ha creato polemica, discussione, perché si è andati sul tema Çalhanoğlu, il passaggio di Çalhanoğlu dal Milan all'Inter, ed è stato chiesto a Bennacer se lui questa cosa la farebbe. La risposta è molto netta, molto tranciana. Andiamo a vedere con l'aiuto della regia. Eccolo qui, racconta Bennacer: a Cannes voleva restare al Milan, ma poi non so cosa sia successo. Forse non hanno raggiunto un accordo. Siamo amici, ma in campo non ci sono amici, a maggior ragione in un derby. Lo rispetto, ma quando ho letto di questo trasferimento mi sono detto no. Ero in vacanza, l'ho visto e ho pensato non può averlo fatto. Personalmente non potrei mai farlo, rispetto troppo il Milan. L'Inter può offrirmi quello che vuole, ma non succederà. Non significa che resterò qui per tutta la mia carriera, ma sicuramente non andrò mai all'Inter. Parole, insomma, nettissime di Bennacer. Cioè, roba che se un domani dovesse andare all'Inter è un'intervista da tirare fuori immediatamente. Questo sicuramente. Risposta come hanno tirato fuori quella di Kessi quando aveva detto che sarebbe sicuramente tornato e firmato il contratto. Però aspetta, era così netto, cioè lui non è che, perché proprio a scanso di equivoci alla fine dice: non è che sto dicendo che non lascerò mai il Milan, quello succederà, lo non so che succederà, ma all'Inter no. La risposta della la Juve potrebbe, detto di no. Sai cosa potrebbe essere per giocare un po' così di rimpiattino? La risposta è: per forza non ci venisse la quinta scelta se vieni qua oggi. Beh, non credo che oggi non troverebbe spazio uno come Bennacer anche all'Inter, te lo dico. Oggi fa panchina Bennacer all'Inter. Ma per chi? Sì, oggi sì. Per Çalhanoğlu. Cioè, tra Çalhanoğlu e Bennacer. Poi, cioè, si giocano anche in modo diverso. Sì, no, due giocatori diversi. Cioè, però ci sta, però. Uno che dice così ci può anche stare, cioè, oddio. Io vorrei vedere però di fronte a un'offerta. Ma la differenza è quella scritta. Lì. Perché lo sappiamo tutti perché Çalhanoğlu non firma col Milan e va all'Inter, no? Perché l'Inter è arrivato con un'offerta superiore sull'ingaggio, mi sembra. 500.000 euro. Quindi io avrei detto, non è detto che rimanga qui, però oggi. Poi sai, vai, prendi i tuoi soldi, te ne freghi. Anche Cappello disse in tempi non sospetti: non sarò mai la natura della Juve, poi ci andò. Tu dici saresti stato più cauto. Però è chiaro che lui vive il momento. Però ci si può il credere, milanista, no? No, ma il milanista ci si può credere al fatto, allora, che uno dica io non mi vedo dall'altra parte della barricata. Fa bene a far così, perché il milanista vede in lui un'ancora di salvezza, nel senso che Bennacer manca oggi nel centrocampo del Milan. Beh, certo, quindi lo stanno aspettando, lui sta facendo un recupero importante, dice questa cosa qui, si tira dalla parte i tifosi e diventa una bandiera, ma ci sta. Però nel calcio di oggi, prima di fare una dichiarazione così, magari... No, ma ribadisco, è una dichiarazione coraggiosa, che è anche credibile, perché uno se si espone in questo Gianni, modo ti parla uno secondo che me suo, non credo ti che parla uno che il suo giocatore simbolo va in televisione a dire io la Juve mai, e poi si viene a scoprire ma però ascolta, stiamo parlando di due persone completamente diverse. No, ma io sto parlando del momento della dichiarazione, tant'è che lui, ti chiedo scusa, questo discorso che fa alla fine arriva parlando di Çalhanoğlu, che lui dice non ci credevo neanche che uno che gioca nel Milan possa andare dall'altra parte della barricata, poi invece quando ho visto che andava davvero però Bennacer dove vive? Adesso, con tutto rispetto, il mondo moderno oggi, però cioè sono 40 anni che vediamo le bandiere bianca delle televisioni che spostano da un canale all'altro e i giocatori che fanno lo stesso. D'accordo, è impossibile ancora ad oggi pensare che un giocatore per 500.000 non vada. Succede, è successo anche in passato. Sono stati un sacco di derby con giocatori scambiati tra Inter e Milan, tra Milan e Juve. Non andiamo tanto lontano. Quando Tonali era dell'Inter, Tonali non ha voluto andare all'Inter,
è venuto al Milan. Sì, sono milanista. Mignan, sono milanista finché con... sono bambino. Scusa, ragazzi, voglio essere il simbolo. Sono arrivati 12 anni. Ma Ronaldo, un'offerta più importante dalla Roma, è venuto al Milan. Però Ronaldo il fenomeno fa gol contro l'Inter, va sotto la curva a far così. Sì, certo. Con la maglia del Milan addosso. Certo. Quindi dove, da dove arriva Benacer? Cioè, non dimentichiamoci il gesto poi di del presidente in tribuna dell'ombrello. Sì, ma quello lascia perdere, ok. Sono d'accordo con te. No, c'entra anche quello. Ma cosa c'entra con Benacer? Perché quando sei nel campo. No, stiamo parlando del gesto. Vabbè, ma lì perché gli ha dato fastidio la cosa, non ci sta. Non si aspettava l'atteggiamento di Ronaldo. Però io credo a Benacer e secondo me Benacer non andrà all'Inter. Sicuramente se avrà un'offerta importante dall'Inghilterra. Gianni, apprezzerei di più, a meno che non sia italiano uno. Allora, se un italiano può essere veramente legato a quello del Milan, dell'Inter, della Juve, della Roma. Ma un giocatore straniero, secondo me, che viene qua e la racconta così, e poi alla fine non succede mai, io apprezzerei di più un giocatore che dice ragazzi, siamo professionisti, se mi arriva un'offerta e non trovo modo di andare avanti col Milan dove sto bene, posso valutare tutto. L'hanno fatto anche gli allenatori. Ragazzi, Conte è nato all'Inter, vince lo scudetto. Conte! Però, se me lo raccontavi 10 anni fa, no, andavo però, a Torino a piedi, piuttosto che crederci. Però lui, però, però Conte, certo. Come dici tu, però Conte questa cosa qui se l'è preparata. Ma l'ha fatta apposta. No, perché adesso in un'intervista che rilasciò in tempi non sospetti disse: se oggi mi io oggi sono il primo allenatore della Juventus, però se un domani arriva l'offerta o dell'Inter o del Milan, ma possiamo mettere invece sul piatto il fatto che uno una volta decida che invece non gli va di andare nella squadra della sua città dall'altra parte, certo, uno non può dirne però crederci. È oggetto di discussione perché ci sono anche è una mosca bianca, sarà una mosca però bianca, però oggi ci sta la discussione perché col mondo oggi viviamo in un mondo del calcio dove la discussione su questa dichiarazione ci sta. Loftus Cheek, Reinders, eccetera eccetera, esplodono al 100% tutta la stagione. Lui rientra, non trova più posto. Fine anno arriva una proposta dall'Inter. Cosa fa? Dice no, sto qua a far panchina? Ma secondo me io ribadisco, no, non credo che lui farà la panchina, ma perché no, un giocatore. Un esempio estremo. No, ma io ho capito cosa tutto vuoi lì. Dire. Però cioè, io eviterei di dire sta roba, queste cose. Io per carità, sicuramente è una, si è portato avanti in una dichiarazione che poteva risparmiarsi. Sì. Però io ci credo, se uno dice una roba di questo tipo, ci può stare ancora che qualcuno abbia la faccia da mettercela e dire io questa roba non la farei, non la farei. Io dopo Cuadrado all'Inter ho visto tutto, posso dirti? Sì, è vero. Perché quella è la peggiore che poteva fare. Cuadrado si è rovinato una carriera e un rapporto con i tifosi della Juve che aveva da tantissimi anni. Perché aveva vinto tantissimo, era uno che rappresentava molto il popolo bianconero. E dopo i casini che fai proprio con loro, tu vai lì quando hai altre offerte per così poco, quello infatti, non è imperdonabile. È per quello che dico che oggi devi. Imperdonabile. Massimo, è stato un po' incauto Benacer o viva la sincerità, sempre che sia sincerità? Ma io non lo so perché non conosco il ragazzo, però io credo che stiamo parlando di giocatori che non sono bandiere. Esatto. Cioè io voglio dire, le bandiere, Totti alla Roma non sarebbe mai andato alla Lazio, Maldini al Milan non sarebbe mai andato all'Inter, o nemmeno alla Juve, però parliamo di bandiere, persino Boninsegna andò poi alla Juve, ma non era effettivamente la bandiera dell'Inter, la bandiera dell'Inter in quegli anni era Mazzola, cioè le bandiere sono una cosa, giocatori che si avvicinano a una squadra, giocano per una squadra anche 5, 6, 7 anni, ma non sono mai bandiere che sono cresciute dal settore giovanile, come è stato Marchisio per la Juve, come è stato Maldini per il Milan. Insomma, sono giocatori questi che poi non hanno cambiato più la maglia, lo stesso Totti alla Roma. Gli altri, secondo me, possono sicuramente dire quello che vogliono. Poi però bisogna vedere se poi rispettano quello che dicono. No, però o no. Massimo, perdonami. Io ho vissuto nel Toro quando c'era Aldo Serena che era arrivato e aveva fatto un'annata straordinaria e aveva fatto un gol nel derby col calcio d'angolo di Junior eccetera eccetera. Tra l'altro in quel calcio d'angolo sotto la maratona ci sono dietro i tabelloni Moggi e Giraudo che abbracciano Aldo Serena perché erano entrambi tifosi del Toro ed erano lavoravano al Toro praticamente. Poi disse no, io mai alla Juve, me lo ricordo perché in quel periodo io facevo prima squadra e primavera e io ricordo quando andai in sede, sotto la sede c'era il mondo di tifosi granata che bruciavano i cassonetti, che avevano fatto un casino pazzesco perché avevano deciso che
che Aldo Serena sarebbe passato alla Juve. No, no, è vero. No, è vero, però attenzione, sottolineiamo il fatto che lui non dice fedeltà tutta la vita al Milan. Lui dice, se ce l'ha, non ha detto che mi riscrive la carriera. Sicuramente il mio indirizzo futuro non sarà l'Inter. Magari. Gianni, però lo stesso Ancelotti ha detto mai al Barcellona, mai alla Lazio e mai all'Inter. E finora ha rispettato. Certo, ma infatti dico qualche mosca bianca, c'è ancora. Certo, certo. Magari Benacer non lo ha. Magari Ancelotti ha l'esperienza per capire cosa può dire alla sua età. Benacer è un ragazzo che può ancora giocare molti anni. Però non l'ha detto. Non l'ha detto. Non l'ha detto ultimamente. No, no, 10 anni fa. Però Ancelotti ha vissuto da italiano anche di più la rivalità. Sì, sì. Secondo me Ancelotti ha vissuto da italiano la rivalità. Cioè un giocatore che prima gioca e allena il Milan capisce cos'è il derby di Milano. Un algerino che arriva da professionista al Milan non può mai, ha ragione Massimo, non può mai diventare a meno che non cresca quello a Milano che ti dice piccolo, certo. Io cioè perché la rivalità Milan-Inter a Milano la vivono solamente chi l'ha vissuta da italiano da una parte e dall'altra. Assolutamente, perché nella pausa per la nazionale ci vuole anche fare un po' il punto della situazione tra ciò che succederà e ciò che è successo. Abbiamo preparato due grafiche per voi in cui dovete esporvi domandina facile facile, proprio sapete che con me andate via lisci. Dovete dirmi solo chi arriva primo, secondo, terzo e quarto. In campionato? Certo. Beh, facile, no? A novembre? Allora, vediamo un attimo. A novembre? Beh, certo, perché a maggio sono capaci tutti. Guarda caso, proprio Pini è primo della lista. Ma perché, ragazzi? Vai. Ma tutti devo dirle? No, no, primo, seconda, terza e quarta. Cioè, chi vince il campionato come prima squadra... Ma cioè, tu vai parti da me e poi vai agli altri? Certo. Se vuoi parto prima io. No, perché sennò poi... L'Inter? In grafica mi ammazzano. Aspetta, quindi scudetto vince l'Inter per te. Ok, aspetta, dai, bravo, ok. Secondo? Napoli. Secondo Napoli. Terzo Milan. Aspetta, è che come in tutte le buone dirette che si rispettino, dobbiamo dare il tempo al grafico, al nostro Raffaele di... Eccolo qua, Napoli-Milan, ok? Quarto il Frosinone. Ma dai. In Champions League. Sì. Ma dai. Sono un scemottino. Guarda. Dimmi un quarto vero. Ma, ragazzi, no. Ma lui non vuol dire, la roba sua. Ecco perché dice Frosinone. No, dai, al di là della. Allora mettiamo la mettiamo, Juve. Mettiamo quarto, mettiamo. Ma perché non la tua Juve? Non la vedo lì, non la vedo, non c'è. Atalanta. Scriviamo Atalanta. Si scrive Atalanta, si legge Juve, sappiamo. No, perché sai perché non metto la Juve? Perché non so mai se a fine stagione ci tolgono altri 10 punti o no. Ah, beh, tu dici nel dubbio. Allora aspetto, stavolta aspetto. Esatto. Vabbè, ma metti classifica normale. No, non no, non metto perché l'anno scorso era metti e togli, non capivo più niente. Quindi sto zitto, aspetto. Gianni, chi vince lo scudetto? Lo ha già vinto l'Inter. Vai, un altro. Però siamo così, no, da una parte all'altra. Avete chiesto il parere? Ma ascolta un attimo. Sei uno scaramantico di natura. Posso dirlo? Ti tocchi ovunque. Quando c'è un pronostico adesso... Ma no, ma sto dicendolo, va bene. Le altre tre che vanno in Champions League chi sono, Gianni? Allora, la seconda secondo me arriva il Napoli. Terza la Juventus e quarto il Milan. Sì. Quindi vedete il Napoli che comunque con... il cambio di allenatore Mazzarri la riporta in alto, quindi Napoli secondo, terza Juventus, hai detto? Terza la Juve e quarto terza Milan. Juventus e quarto il Milan, questo per Gianni. Ricky. Io dico Inter. Oh, almeno, oh, bravo, allora, bravo. Mi viene a fare io un pacco io dico Inter, virtualmente la io mano, dico bravo. Inter, Juve, Milan, Atalanta. Inter, Juve, Milan, Atalanta, quindi il Napoli è fuori dalla Champions, sì. Secondo te? I pronostici vanno fatti quindi, per essere no beh, ragazzi è un gioco, è una cosa simpatica, però teniamolo d'accordo per, no, è certo che lo tengono no. E poi capito qua sempre prima di far fanno. Parlare Massimo ti dico una cosa, io ovviamente è una provocazione la mia, certo, non, secondo me dipenderà tantissimo il mercato che farà la Juve a gennaio per questa cosa ci sta, perché sennò ci potrei sta. Buttarla anche per assurdo tra i primi due qualora l'Inter crollasse improvvisamente, ma ad oggi non me la sento di fare nulla per te, quella che hai detto è la classifica finale. Massimo, chi vince lo scudetto? Inter, Napoli, Milan, Juve. Quindi anche secondo te Mazzarri riesce a risollevare così bene il Napoli? Per me sì. Per me sì, perché Napoli basta, è forte, basta rimettere le cose nel posto giusto. Ha detto bene Gianni, se recupera Osimhen, ragazzi, è tanta roba. Sì. Inter, Napoli, Milan, Juve, abbastanza simili, siete lì, ma rispetto
a, per esempio Riccardo hai, cioè rispetto per esempio a Gianni hai invertito con il Napoli secondo, il Milan terzo come secondo fusato. Beh, io sono uguale a Oppini, solo che lui non ha avuto il coraggio di metterla a Juve. Sì, hai ragione, no, no. È praticamente identica. Io ancora sciocco che mi ascolta, sembra di leggere Atalanta. Pensa vuoi, a te. Vuoi la controprovocazione vera? No, che devo far casino in regia, lasciamola stare. Lasciamola così. No, però ha ragione Francesco a dire che poi comunque dipende tantissimo alla Juve cosa fanno a gennaio, perché oggi sei veramente tiratissimo. Ragazzi, cioè oggi però, veramente oggi se fare. Gli vengono due raffreddori e due giocatori a centrocampo sei rovinato. Cioè, domani si ferma fai Lautaro, fatica a vincere col Monza. Si ferma Lautaro, c'hai quindi... gennaio altri tre. Comunque siamo quasi adesso sentiamo aspetta fatemi sentire Federico. Fede, chi vince lo scudetto? E le squadre sono quelle, io dico Inter, ciao, Milan, Juve, Napoli. Inter, Milan, Juve, Napoli, quindi diciamo un Mazzarri meno performante rispetto a quello che pensa chi invece lo indica diciamo come diciamo che si gioca no, per il secondo sì. posto. Diciamo che Inzaghi non è più l'allenatore dell'Inter. Se c'è una certezza è che poi tutti avete dato anche l'Inter campione d'Italia, ragazzi. Poi secondo me dipende moltissimo, a mio avviso, dalle coppe. Certo. Ci passa tanto dalle coppe, perché certo. Le coppe possono portar via, oppure se tu vai fuori possono lasciarti la settimana libera. Bisogna vedere anche in questo, secondo me, le squadre che sono a rischio in questo momento mi sembra che siano il Napoli e il Milan. Il Napoli e il Milan dipende, vai fuori e vai a giocare l'Europa League, rimani dentro. Quello sì che è una mazzata. Vai fuori e vai fuori completamente, questo sposta tantissimo, vero, secondo me. Vero. L'altro dato che mi pare emerga dai vostri giudizi è che nessuno di voi vede le romane in grado di rientrare in corsa per la Assolutamente Champions. Assolutamente no. Sono troppo fighe delle... Cioè piuttosto delle... mi avete indicato... Rispetto a queste quattro vabbè, che l'Atalanta abbiamo di indicato... L'Atalanta di Opini sui generis, ma Fusato mi ha indicato come quarta no, l'Atalanta. No, sono fuori dai... Ma nessuno ha nominato Roma e Lazio. Sono allenatori... Beh, all'inizio dell'anno... Però scusa, sì. Bonfa, io ti dico, sono sincero. La Roma sì. All'inizio dell'anno io tra le prime quattro non avrei mai messo la Juve. Esatto. Te lo dico. No, sono vero, stato, vero, tra virgolette, un po' convinto dalle ultime partite che guarda, gratta, gratta, sono riusciti a portare a casa. Altrimenti o la Lazio o la Roma l'avrei messa. Sì, è vero. La Roma, a giugno sì. La Roma ad agosto sì, l'avrei messa. No, anch'io. Ma intanto io ricordo che abbiamo fatto lo stesso Lukaku, giochino. Tiene Dybala, prende Lukaku, tiene Dybala, prende sì, Sanchez, sì, sì. Prende Paredes. Insomma, si era, secondo me, abbastanza rinforzata ed è tuttora abbastanza rinforzata. Sono figlie però, ma non abbastanza per puntare alla Champions, quelli. Comunque, Massimo. A questo punto ti dico, insomma... Oggi quanti punti ha? Vediamo la classifica, non c'è una strappata... No, sono troppo figli. Diamo un'occhiata alla classifica sono se dalla regia. Tre punti ha dalla Champions. Non è così distante. Poi noi abbiamo negli occhi la pochezza del derby di Roma, ma la Roma è a 18 punti. C'è una Fiorentina a 20, c'è la Lazio stessa è a 17. C'è la Lazio 4. Con due vittorie. Ragazzi, due vittorie con una classifica così. Perché se voi lasciate perdere le prime due. Dal Milan che ne ha 23 alla Lazio che ne ha 17, sono 6 punti. Sì, però sono due vittorie. Però Milan e Napoli si devono disintegrare. Sono tutte e due squadre che avranno ancora le coppe, secondo me. La Roma è l'Europa League e forse probabilmente la Lazio si qualifica, ma se non si qualifica va a fare anche lei l'Europa League. Che quindi peggio. Io credo che tutte e due sono squadre che avranno le coppe fino magari anche più avanti, perché la Roma può essere anche che se ha un po' di fortuna nel sorteggio si rifà la stessa annata dell'anno scorso, quindi io è vero che ma però per quello che ho visto, cioè Roma e Lazio, io per quello che ho visto non solo nel derby ma anche prima, però io dico oggi secondo me la foto, adesso a parte il giochino Atalanta, la foto è questa, inutile negarlo, è chiaro che Milan e Napoli si disintegrano, quattro ne devono andare, Roma e Lazio possono ancora... Che poi potrebbero essere anche 5, eh? Potrebbero essere anche 5. Quest'anno c'è un posto bonus l'anno prossimo per chi fa più punti nel quindi... Sarebbe un regalo bellissimo per l'Italia. In questo momento finisse oggi la Champions League e avremmo 5 squadre. E vedi, quindi in questo momento la quinta va in Champions. In questo momento quinta... l'Italia avrebbe 5 squadre perché nel ranking per nazioni fatto nella stagione sportiva due nazioni vengono premiate con la quinta squadra. In questo momento saremo noi la Germania. Che l'anno la speranza ovviamente tutto. Però quindi, vale
per tutte le coppe, ragazzi, quindi noi dobbiamo sperare sempre, 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 sempre che le italiane vadano avanti, il più avanti possibile, perché questo ci darebbe, magari a fine anno è troppo presto per dirlo adesso, perché ci sono si possono perdere le finali, poi tanto, no? Non è quello che sia, un altro discorso, cioè... però la cosa è effettivamente, è giusto sottolinearlo, potremmo trovarci la piacevole sorpresa a maggio di avere 5 italiane, certo, sì, per la prossima Champions League, che sarebbe una roba meravigliosa. No, questi capito, giudizi la finale riferita a no loro. ce l'ha con me credo adesso, che si adesso in pubblicità ti spacca il balleo. No, non vorrei illudere allora, su questo, ma sulla Champions e finali perse, esatto, il master in commander master in commander 7 su 9 è praticamente un professore universitario, ragazzi, honoris causa, è un master. Allora, due minuti, viene la regia.